Desidero esprimere il mio vivo ringraziamento a nome del Liceo Danilo Dolci di Palermo a tutti coloro che con molta cortesia, con molta dedizione e con molta passione ci sono voluti essere accanto in questo momento di grande difficoltà. Ovviamente mi riferisco a queste settimane che ci hanno portato ad un momento di resilienza importante all'interno del nostro istituto per la famosa vicenda dei magazzini Brancaccio che a un certo momento pareva che ci venissero tolti. Vorrei togliere il pareva perché è arrivata una comunicazione ben precisa che non lascia dubbi. Abbiamo voluto con forza ribadire il bisogno di questi locali che sommati alla già carenza strutturale e storica di questo liceo che fa sì che manchino oltre 8 aule in maniera ciclica, allora ci ha portati a protestare vibratamente. Lo abbiamo fatto con una conferenza stampa, devo dire grazie alla società civile, alla stampa come voi, come tanti altri, come tanti deputati, onorevoli, senatori, insomma, ai sindacati, alla società civile che ci è stata vicino, devo dire, questo è un momento di battaglia per il riconoscimento di un bene confiscato alla mafia parrebbe volgere verso il meglio. Dico parrebbe perché sono ancora delle dichiarazioni, degli intenti, ma non è stato ancora definito ufficialmente. È pur vero che all'inizio di questa settimana sono stato raggiunto telefonicamente dai vertici dei beni confiscati alla mafia che mi hanno voluto rassicurare che hanno preso in carico la pratica e che stavano valutando in maniera precisa tutta la situazione. E successivamente alcuni politici hanno veramente dato fondo e hanno collaborato in maniera significativa. Devo dire che ancora la battaglia è lunga. Noi ci aspetta a settembre un lungo cammino già costellato da difficoltà, dalla mancata presenza di aule e di strutture, diciamo, significativamente adeguate. Però devo dire che giorno per giorno vogliamo costruire il nostro percorso e quindi grazie a tutti e lasciatemi concludere dicendo grazie anche al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, malgrado non presente ufficialmente, sono sempre convinto che la sua autorevolezza e il suo rappresentarci in maniera magnifica siano sempre di impulso e di impatto importante per tutti coloro che debbono interpretare in maniera significativa, in maniera giusta, equa, quello che è il modo di trattare il bene comune. Sono convinto che sicuramente lo è stato sempre e continuerà ad esserlo un significativo cittadino rappresentante delle istituzioni.